Mio padre, Alex Mason, ha rinunciato a tutto. Anche a me. Per difendere il suo paese da gente come te. L'ho odiato per questo. E ora, eccomi qua. Con te. Siamo uguali, David. Segnati dai nostri lutti. I throw this to the wind. But what if I was right? Well, did you trust your noble dreams and gentle expectations to the mercy of the Ciao a tutti, sono Isaac e questo tizio è troppo brutto. Oh, hola. Wow. Wow. Che razza di menù. Menù occhialoso. Allora. Sì, siamo qui su Black Ops 2 per andare a fare una partita su zombie. No. Voglio fare il let's play della campagna, ovviamente. Perché, siccome la campagna di Black Ops 1 mi è piaciuta, diciamo... Vorrei vedere come in pratica come va a finire la storia, anche se teoricamente dovrebbe essere finita, non capisco perché ci hanno voluto fare un seguito senza senso. Tra l'altro, boh, con gli stessi personaggi di Black Ops 1 che dovrebbero avere 250 anni, però stranamente sono ancora vivi. Il filmato iniziale proprio non l'ho capito. ok, andiamo. Nuova storia. Oppure opzioni. Non so, guardo un attimo se c'ho le impostazioni. Diciamo, mi dà fastidio se metto il campo visivo a 90. Non è che sia. Vabbè, dai, lo tengo a 65. Sì, dai. Tolgo l'anti-aliasing perché sennò viene fuori una roba incasinata. Numero di cadaveri grande. Cioè perché ci sono le altezze dei cadaveri, no? Di solito si fa così. Voce. Perché è così bassa, scusa? Filmati? Ah, ok, ho capito. Volume musica, ok, effetti, genera... Lascio così, no? Difficoltà uditive? Ma certo che sì, cioè volevo dire no. Devi applicare le impostazioni perché le modifiche abbiamo... Sì. Ok, dovrebbe essere a posto, andiamo. Iniziamo. Comandi. No, nuova storia ancora, opzioni. Comandi. Sporgiti a sinistra, a destra, no, qui devo cambiare, taglio un attimo il video, devo assolutamente cambiare le impostazioni. Ok, rieccoci qua, e possiamo iniziare la campagna, allora, campagna a livello soldato, ovviamente. Olè! Così si parte, senza caricamenti, così, questo è il gioco. Oh mio Dio. Wow. Questo tizio, chi cavolo è? Tutti in trailer. Devo mettere i sottotitoli dopo. Chi è sto qua?
Ah, intanto si sente la musichetta di Black Ops 1 in sottofondo. Ok, dunque, una villa. Wow, che razza di cosi sono quelli, ah, ok. Abbiamo perquisito tutto il posto. Aha. Sarà qua dentro? Chi state cercando? Tada! Assicura, coglione. What? Ehi, vecchio. Raul Menendez è stato qui. Chi è? Sergente Woods. Raul Menendez è il capo di Cordis Dia. Woods? Il terrorista più pericoloso dopo Osama Bin Laden. Come cavolo ha fatto a sopravvivere? È una perdita di tempo. Il vecchio è un vegetale. Sta zitto. Un vegetale. Il vecchio è un vegetale. Ha detto solo mia hermana. Mia hermano? Significa sorella in spagnolo. No, fratello, hermano, se non sbaglio. Soffrirai. Ragazzi, tenetevi pronti. Perché? Attaccherà presto. Chi? Se sai qualcosa di minaccia alla sicurezza nazionale, devi dircelo. Inizia a riprendere. Tuo padre stava bene in Alaska. In Alaska? Papà, ho paura. Devi aiutarmi. Che? Hai 7 anni, David. Smettila di frignare. Oddio, sto qua sembra tanto coso. Aspetta. Elicottero. David, aspetta. Hai capito? Ti odia. Ecco, adesso è more. Tanto l'elicottero come faceva a sapere che erano lì? Boh. Deve essere il futuro, no? Morta? Oh mio Dio, poveretto. Oh là, due tizi. No, quello è Hudson. Quello è dannatamente Hudson. Che ci fate qui? Il sergente Woods è in Angola per eliminare un giro di contrabbando. Da stamattina non risponde più. Questa è roba per la CIA. Cosa volete? L'Angola pullula di russi e castristi. La CIA ha le mani legate. Ha insabbiato la missione. Se i suoi non esistono più. Possiamo darti tutto, Mason. Chiedi pure. David starà con Jenny, come al solito. Lei è contenta. Non preoccuparti. Ok, chi è David? Papà, avevi detto che non tornavi da loro. L'avevi promesso. È lo zio Woods. Devo farlo, David. Zio Woods. Ok, quindi... che cos'è sta roba? Schermata, briefing e missione. Prima di ogni missione consentirà di identificare l'obiettivo chiave. Puoi inoltre personalizzare il equipaggiamento di missione premendo C. Oppure affrontare il livello di equipaggiamento standard. Wow. Alex Mason. Sì, è lui. Stranamente, peso 86 kg. Mangia di me. No, cioè, porca miseria. Siamo... Ah, 1986. Come 1986? Mi sono confuso qua. Boh, pensavo di essere nel 2025, no, sai, Black Ops 2 nel futuro invece. Oh, il grande Fall, ritorno delle armi della Guerra Fredda. Ok, dunque, qui sembra che io possa personalizzare l'equipaggiamento. Che armi posso avere? Luzzi, dov'è Luzzi? Non c'è? Merda. Una K47. Io, non so, la K47 ora l'adoro, e l'unico gioco che qui non mi piace è Combat, diamo. Galil, ma c'è il lock. Vabbè, prendo la K47. Ah, mitragliette, tada. Dannati. Disponibile dopo una delle prossime missioni. No. Ok. RPD. Bella sta cosa, molto molto bella. Olimpia, eccolo qua. Un po' più corto rispetto a Black Ops 1 e Spas 12. Spas 12 non come quello di Black Ops, però. Allora, dunque, K47, anche le mimetiche, flora e fauna. Accessorio principale, selettore di fuoco. Spero non cambi niente, no, non dovrebbe. Secondaria, vediamo. Lanciabissili, portiamoci subito il vaffanbrodo. Non si può. Fucile di precisione, un secondario? Oh mio Dio. Il Dragono, dai. Mitragliatrici leggere, fucili a pompa, fucili da... Ah, posso... Come? Posso usare le armi secondarie?
Ah, posso portarmi. Ah, ok, vabbè, mi porto una pistola tanto per essere, diciamo, più leggero. Anche qui vale la stessa cosa che c'era in Black Ops 1, ovvero che l'arma secondaria decide della velocità. Oh, non lo so. Granate, flashbang, C4, Claymore, stordente. Non ci sono le MP. Bene, ottimo segno. Quanto odio quelle granate. Kit di accesso? Grazie ai kit di accesso puoi arrivare a parti della mappa altrimenti irraggiungibili. Ah, ok. Sembra interessante. Vediamo un attimo come si evolve la situazione adesso. Inizio. Scoperto dov'ero con un satellite spia, uno di quei KH-09. Quel coso buttava fuori un filmato a 12 miglia d'altezza, poi passava un C-130 e lo prendeva a 38 LOL. rapidi. Non eravamo nell'era digitale. Il filmato veniva analizzato e consegnato, tutto a mano. Il nostro uomo sul campo è un tale Jonas Savimbi. Quello era più fuori di me. Non c'è il caricamento di livello? Interessante. Oh mio Dio. Che cavolo vuol dire questo? Oh mio Dio. Oh mamma mia. Mason? Siamo Oddio, non ci capisco più niente. Dai. Ma sai, che razza di vetri sono? Vabbè, ok, gli antiproiettili, ok, ma... Possiamo salvare tutti. Muoviamoci. O facciamo la stessa fine. Ok, mi dispiace. I colpi di mortaio annunciano un attacco. Olè, una specie di M32. Se vogliono combattere, saremo pronti a farlo. C'hai 4 stelle, devi essere un generale delle armor. Oddio, quanti colpi c'ha quel lanciagranate? Ok, quindi. Cioè, noi siamo in mezzo ai mortai, loro tranquilli, vanno avanti. Vittoria. Oh, il mio KH-47, evviva! Ciao! Ciao, 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 ciao! È un onore? Sì, grazie, ciao, ciao. Carri armati tarocchi. No, no, se scendiamo qui io veramente. Scendiamo qui? No, non dirmelo. Oh, dannazione, perché ci hanno fatto salire sulla macchina se facciamo 3 metri? E fammi scendere, voglio sparare, no? Oh, alleluia. Oh là, hanno messo gli hit market anche nel single player, interessante. Iniziamo a raccogliere armi da terra. Caricatore doppio. Ci sono i caricatori doppi, mio. Ah no, caricatore rapido. Che differenza c'è tra caricatore doppio e caricatore rapido? A proposito, non ci sono i caricatori rapidi qui, boh. Vediamo se troviamo qualche altra arma. Selettore di fuoco è il mio, questo. Ok. Ok, dunque dobbiamo andare avanti insieme agli altri tizi. Poi devo abbassare anche un attimo le impostazioni grafiche. What? Rimaniamo qua, vai. Devo abbassare le impostazioni grafiche perché diciamo che è leggermente fastidio. HP, ok. Perché è leggermente laggoso. Dove sono i mortai? Bertaglio, sì, Bertaglio, vieni qua. Perfetto. Posso salire dentro uno di questi, no? Che razza di coltello. Dai, mi forma la campana di proiettili, come dicevo io. C'ha le granate, sì, ecco. Però non so se ci arriva. Pare di no. Cioè, guardate quanti cavolo sono. Non so se si combatta così una guerra, però credo che sia un po' diverso. andiamo via. Specialmente nel 1980. 1980, però non è che ci fosse qualcosa di importante. Cioè, perché loro devono stare lì riparati così? Quello lì stava. Era contro di noi e stava sparando ai tizi. Interessante. Aspetta, fatemi scegliere il fuoco, voglio capire un attimo che differenza c'è tra. Ah, questo è 3 colpi. No, dai, automatico. È pronto. Ah, bersaglio! Io continuavo ad aspettare qua, mamma mia. Basta tirare una granata lì, credo. 1, 2, 3, 4. Sì, ok, è sbagliato. Na 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 na. Posso usare i mortai adesso? No. Non siamo su Battlefield.
Beh, in realtà siamo nel Battlefield, però non è che... Chiedere supporto aereo. Ah, allora posso usare qualcosa di meglio del... Premi E per usare la mitragliatrice. Oh, che bello, usiamo il supporto aereo. Così, senza fare 11 kill di fila. LOL. Lanciare i razzi? Oh, assolutamente. No, cosa è successo? Wow. Chi è il nemico? Lui? Oh merda, scusa. Cioè, era un Rambo qui. Chi è sto qua? Savimbi. Ah, è quella pazzo, mi pare. Savimbi. Boh, devo ricordarmelo il nome. Però io mi chiedo, le missioni dopo saranno nel 2025 oppure continueranno ad essere in quest'epoca qua? Un po' indietro rispetto a quello che ci hanno fatto vedere nei trailer. Ok, ho finito le granate, però c'ho le stordenti. Ok, sarebbe ora di rialzarsi, caro. Ecco qua. Mori. Ok, fall. Ecco, proviamo il nostro fall qua che dovevamo. Un altro supporto aereo. Checkpoint raggiunto. Ok. Perfetto. Distruggi, distruggi. È troppo overpowered sta cosa, guardate. Boh, dispositivi nucleari, piaciute le granate, boh. Ok, ok. Peggio di mangiare le Smarties, cioè è più difficile. Pubblicità. Oh, bravo, tu sei un pazzo. Ma riprendi il coltello, scusa, quello dobbiamo tagliarci le angurie st'estate, scusa. Manca un mese all'estate, evviva. Ok, dunque. Usa e getta, arrivo. Cosa dovrei fare? Ah, ok, si usa in questo modo, interessante, no? Guarda quanti cavolo sono, merda. Aiuto. Chissà se viene investito. Sì, investito. Guardate quanti cavolo sono. E tutti uguali, gemelli. Mamma mia. 100.000 gemelli partoriti da una singola persona è un po' difficile. Ok. Presto, la vittoria sarà nostra. Guarda l'aquila là sopra, troppo bello. Ancora. Mi pare di essere ormai, con tutte le scenette che ci sono, mi pare di essere in uno di quei giochi là. Non so precisamente come chiamarli. Quelli che in pratica ti trovavi in una stanza, dovevi ripulirla e poi lui automaticamente ti andava nell'altra stanza che dovevi ripulire. Non mi ricordo come si chiamano quei tipo di giochi, boh. Cosa ti dice? Cosa ti ha detto? Oh, è rimasto bloccato. Sarà un salvataggio rischioso, ragazzi. Dov'è? È tenuto prigioniero da un trafficante del Nicaragua. Un uomo molto pericoloso. Dove? Circa 2 miglia a nord. Andiamo? Col fiume Cubango. Ah, nel fiume? Andiamo al fiume. Potrebbe essere già morto. Andiamo, Hudson. Hudson? Dov'è Hudson? Ma sto qua io. Cioè, Mason veramente è il tizio che si sogna la gente. Su Black Ops 1 si sognava Reznov, qui si sogna Hudson. Dove cavolo è Hudson? Hudson. Boh. Eccolo qua. No, lui è Woods. Oddio, Woods è però... Boh, non so cosa sembra. Ma tuo padre mi dava per morto. Dopo il lavaggio del cervello di Kravchenko, i numeri, Reznov che gli frullava in testa. Capiva cos'era reale. Ma cazzo poteva? Kravchenko. Aprendolo in due, ho salvato il culo a tutti. Iniziamo a darcele. Boom. Eccoci alla Noilton. 6 mesi dopo, mi spostano a Danang. Al confronto, Lilton era una pacchia. Ci avevano decimati. Nel 72, ero rimasto solo io. Non potevo morire in una palude di merda. E adesso prendiamo le... Sì, ok, adesso prendiamo... Cioè, adesso ci fanno vedere come... Ah no, il fiume. Ok, pensavo ci fosse solo vedere come è sopravvissuto Woods, ma invece... Sfonda le informazioni di Savini.
Woods l'ha detto. Portaci più vicini. Ah, invece adesso ci fanno vedere come si è salvato. Come abbiamo salvato Woods, ok. Purtroppo non ho capito come si è salvato lui, però va bene, ok. A terra, a terra. Ehi, salta. Olè. Ah, non ce lo fanno nemmeno uccidere, ok. Sì, dopo ti racconto anche la storia. Ok. Ok. Ma credo che per oggi sia abbastanza. Vediamo chi sei te. Oddio, lui è Hudson. Ma è nero, diamo. Oh mio Dio. Ok, vabbè, è un vecchio. Siamo 20 anni dopo quello che è successo su Black Ops 1. È già vecchio, ma... Poi se nel 2025 sono passati altri 60 anni e rimane ok, lasciamo stare. Vabbè, dai. Interrompo qui la parte. Ci vediamo alla prossima. Ciao. E alla prossima.